Ebbene, eccoci qua, tornati per un nuovo video. Niente domotica, ma solo di tecnologia. Ritorniamo però a parlare di un prodotto AOK con questo oggetto qua. Tastiera meccanica retroilluminata a LED. Layout italiano. 105 tasti certificati per durare almeno 50 milioni di battute ogni singolo tasto. USB 2.0, compatibile con Windows e Mac, resistente all'acqua, nero. Cos'altro c'è? Il manuale. Ok, mettiamo giù la scatola, non c'è nient'altro, no? Poi abbiamo questo che è l'estrattore dei tasti e prima di andarlo a collegarlo, a vedere la luce che fa e tutto il resto, sentite il rumore. Farò il Riccardo Palombo della situazione. Sentite? Ovviamente qua gommati. Ok, va bene, niente porte USB per attaccare chiavette, niente audio, microfono o cuffie, soltanto il cavetto USB 2.0 dalla lunghezza di, quanto sarà, poco meno di 2 metri? Anzi, vediamo se c'è nel manuale, che ovviamente è multilingue anche italiano. Ovviamente c'è il tasto FN per le funzioni dei colori. Materiale dei pulsanti ABS. Il peso della tastiera è di 1,1 kg. La lunghezza del cavo è di 1,5 m. Le caratteristiche principali: il modello della tastiera è il KM-G6. Allora, FN più Page 1. Ah, ok. Ok, poi ovviamente FN è qui, ho il PC, poi faccio FN F2, la ricerca rapida, F3 la calcolatrice, vero? Sì. Poi vabbè, Alt F4 per chiudere, F4, lettore musicale, ok, Alt F4 per chiudere, F5 per andare indietro, F6 per andare avanti, pausa, F7, stop, F8, F9, che c'ho? Prom? No, ho l'audio che si disattiva, l'F10 diminuisco, F11 aumento il volume, F12 che è sto lucchetto, in teoria non fa nulla, si dovrebbe tipo bloccare il PC, ma non lo fa. Ragazzi, che dirvi di questa tastiera? La luce la fa, i colori sono questi 6, mi dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 colori, infatti rimangono così, non si possono modificare, si possono solo creare le scene. Le scene già preimpostate sono appunto 1 con questo e questo, 2 così, 3 così, 4 così, 5 così, 6 così, 7 così, 8 così, 9 e 0 è tutto buio, per poi riaccenderli con pagina su, mentre M diciamo noi, gli diamo noi una memoria di cosa vogliamo. Ecco qui, come vi dicevo, tutto l'elenco dei tasti funzione per fare gli effetti e per le applicazioni rapide. Guardate poi come è facilissimo smontare un tasto tramite questo accrocco, basta tirare su. Sto facendo con una mano, ecco qua che si leva il tasto, ok, per rimetterlo
possiamo farlo anche senza l'oggetto. Ecco, basta una pressione e già è pronto. Ragazzi, che dirvi di questa tastiera AOK? È passata mia madre mentre scrivevo, anzi mentre giocavo e testavo un gioco al computer. Ha visto sta tastiera illuminata e mi ha detto: bella sta tastiera, oh, perché non me ne prendi una a me? AOK, ne vuole una mia madre. Che facciamo? Gli è piaciuta, gli do la mia? Mi sa di no, che quella me la tengo. Valgono quei 40-45 euro? Sì, ne valgono tutti. Resistente all'acqua, smontabile facilmente i tasti come avete visto. Siamo arrivati ai social: Facebook, Instagram, IGTV, TripAdvisor, Potterino 10. Mi raccomando, seguitemi se ancora non mi seguite. Iscrivetevi anche al canale, sempre Potterino 10 se ancora non siete iscritti. Siamo arrivati a 10.000. Abbiamo raggiunto un traguardo grazie a tutti voi. Ne approfitto per ringraziarvi in questo video. Continuate così. Grazie del supporto. Chissà quanto arriverò. Quindi, se non siete ancora iscritti e volete far parte dei prossimi 10.000, fatelo attivando anche la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video che usciranno sempre sul canale. Da Potterino 10 è tutto. Io vi ringrazio ancora. Un abbraccio fortissimo a tutti voi, uno per uno. Come chiudo sto video? Così, ciao.